direi che non possiamo che essere contenti. REFL, che è l'organizzazione delle regioni ortofrutticole europee che coorganizza insieme a Futurpera questo evento in Italia, vuole proprio portare quello che sono le innovazioni, le cose nuove di questo settore della pera, un settore che a nostro avviso ha un grande futuro. Questa 8ª edizione torna a Ferrara dopo un'edizione nel 2010, direi con rinnovato entusiasmo, anche proprio in occasione della collaterale manifestazione di Futurpera, che pone tutti, diciamo così, gli attori della filiera insieme per discutere di questo prodotto. Quest'anno in Italia, perché abbiamo anticipato quello che sarà il prossimo Interpera del 2016, che verrà svolto in Sudafrica. Il vantaggio è di conoscere. Quindi conoscere mercati nuovi, conoscere produttori nuovi, conoscere varietà nuove, ricerca, sperimentazione, quindi tutto quanto è connesso con la pera.